Eccoci qua, benvenuti in questo primo video dove vi racconterò la storia del premio Paperasera. Sicuramente se avete visto almeno uno dei miei video registrati in questa cameretta avrete notato questi libroni belli spessi che non sono fumetti ma bensì libri del Paperasera. Oltre a farlo scemo su YouTube collaboro attivamente con l'associazione Paperasera che nient'altro è la prima community italiana dedicata al fumetto Disney. Community nata nel 2003 con un forum in cui si sono incontrati gli appassionati Disney, diciamo, della prima ora. Ed è proprio tra gli utenti di questo forum è nata l'idea di realizzare una sorta di omaggio verso gli autori Disney. Omaggio che si è trasformato in un librone. Questi sono solo gli ultimi esempi dei libroni realizzati dalla community del Paperasera, ma il tutto nasce nel 2006, quindi a 3 anni dalla nascita del forum e del sito, la community del Paperasera ha deciso di iniziare a realizzare questi contributi proprio con Luciano Bottaro. Ma non sono qui a parlarvi di ogni singolo libro in questo video specifico, ma a spiegarvi come funziona il premio Paperasera e come poter partecipare al premio Paperasera. Ufficialmente non c'è bisogno di nessun requisito, quindi non dovete neanche essere registrati al forum per dire. L'importante forse è non ti fare Roma, ma calma, sto scherzando. Ma se simpatizzate Lazio forse è meglio. Scherzo, continuo a scherzare, ma devo sdrammatizzare un po'. Quindi, l'importante è avere passione e avere voglia di scrivere o realizzare un disegno, quindi una di queste due caratteristiche. E dal 2006 ad oggi abbiamo avuto modo di premiare tantissimi autori, tra cui Don Rosa, Francesco Artibani, Silvia Zicche, Casti, Massimo De Vita, il direttore Gaudenzio Capelli, Massimo Marconi, Bruno Enna, Tito Faraci, Rodolfo Cimino, Abramo e Giampaolo Barosso, Giorgio Pezzin e abbiamo realizzato anche un grossissimo librone dedicato al Topolino 3000. Insomma, avete visto tanti nomi di spessore e molto importanti nella storia del fumetto Disney. La consegna e la premiazione viene effettuata alla Fiera di Reggio Emilia, quella di maggio, dove tutti noi della community ci riuniamo in un pranzo per festeggiare assieme al premiato che sarà ospitato da noi e riceverà il librone. Il nome del premiato rimane sempre segreto fino all'ultimo, quindi chi vuole partecipare deve comunicarcelo contattandoci sul forum, sul sito tramite la mail, sui nostri profili social Facebook ed Instagram e noi vi risponderemo subito comunicandovi poi il nome del premiato perché, ripeto, è sempre segreto all'inizio e deciderete che tipo di contributo dare, se scritto o tramite disegno. Non dovete avere una laurea in scrittura super calibrata, eccetera, eccetera, saper mettere le virgole sugli accenti e queste cose qui. Calma, siamo tra amici, si collabora assieme, capiterà anche di dover condividere magari qualche articolo con più persone. La stessa cosa vale per i disegni. L'importante è avere passione e voglia. Quindi che cosa stai aspettando? Contattaci subito e ti comunicheremo il nome del premiato di quest'anno. Un nome molto noto che sicuramente conoscerai e che quindi ti farà molto piacere partecipare. Sicuramente almeno una sua storia l'avrai letta e ti convincerai subito a partecipare. Ma non ti ho detto la cosa più importante. A Reggio Emilia festeggeremo tutti assieme e oltre ai membri della community potrai incontrare anche degli autori perché molte volte vengono anche loro per partecipare a questo premio per festeggiare il premiato. Quindi un modo anche di conoscere di persona coloro che scrivono e disegnano su Topolino. Sul nostro canale YouTube troverai le registrazioni delle vecchie edizioni del premio, quindi ti potrai fare un'idea di quello che noi viviamo di persona in quelle occasioni, ma anche tutti i resoconti sul forum e sul sito, con tanto di gallerie fotografiche e piccoli video. Ed avrai modo anche di vedere tutti i libri realizzati da noi con l'indice e chi ha collaborato. Non ti perdere il prossimo video perché ti racconterò la storia di uno di questi libri, mi raccomando. Ragazzi, fate girare questo video, condividetelo, mettete mi piace, commentate, fate quello che volete. L'importante è condividere e far conoscere la nostra passione per il fumetto Disney. Mi raccomando, ti aspetto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!